Una conferenza per rispondere all'associazione Robin Hood che un po' aveva sottolineato fine lavori luglio 2023 da una nota di Sì. Marsiglio. Chiariamo un po' questo aspetto. Marsiglio non le date non le poteva dire, anche perché i documenti da noi in possesso, che sono che è la convenzione con il MIUR, porta la data del 22 settembre 2022, 2021, scusate, 2021. E quindi diciamo che il cantiere è partito nel 2021 e ha 950 giorni dal MIUR concessi per la completa realizzazione, e 950 giorni sono, diciamo, alla fine del 2024, salvo, come dicevo e ripeto di nuovo, proroghe che sono dovute dal Covid, cioè da quell'anno in cui purtroppo non si è realizzato quasi nulla, e quello che si è realizzato è stato veramente problematico anche per i materiali che non si trovavano, le ditte che venivano fuori regione che non riuscivano ad arrivare. Quindi diciamo che nel 2025 possiamo completare tutti i lavori. Il gioiello di questa nuova sede universitaria non discutiamo, perché è tale, perché avere nel centro, quasi a ridosso del centro città, una struttura di questo tipo, con i servizi che sono stati preannunciati, è un fatto rilevante per Teramo, anzi forse un unicum, perché purtroppo questa città ha sempre cercato di esternalizzare le strutture, tant'è che anche l'università è stata, diciamo, creata nel nulla, su una collina nel nulla, la mensa degli studenti è stata creata anch'essa nel nulla, e quindi una struttura che si integra al territorio della città, a ridosso del centro storico, e sicuramente a noi non può far che piacere, approviamo. Sulla tempistica, appunto, Geomera gentilmente, innanzitutto apprezziamo il fatto che il DSO abbia convocato in immediatezza una conferenza stampa e abbia chiarito, perché chiaramente dall'esterno quello che noi vediamo è quello che è stato anche riportato, è anche stato certificato dal geometra che è responsabile del procedimento per quanto riguarda la ristrutturazione dell'università. I tempi sono quelli giusti, sono stati dichiarati, quindi fino al 2025 questa struttura sarà ancora, diciamo, in cantiere, e quindi aspettiamo questi tempi. Siamo soddisfatti, che abbiamo delle risposte chiare, precise, abbiamo anche delle date che sono credibili.